prima una cosa, Kavod, gloria, nel libro dell'Esodo si dice che Mosè, quando chiede a quello lì tu chi sei, gli fa anche poi un'altra domanda in uno dei tanti incontri che hanno e gli dice: senti, io in sostanza ho bisogno di vedere che tu sei in grado di mantenere le promesse che ci stai facendo, cioè di portarci alla conquista di quel territorio, quindi devo vedere il tuo Kavod. Yahweh capisce l'esigenza e gli dice: va bene, sintetizzo molto, trovate? E gli dice: allora io il mio Kavod te lo faccio vedere domani mattina. Quindi supponiamo che significhi la gloria di Dio. Prendiamo atto del fatto che Dio viaggia senza avere la sua gloria, e se uno la vuol vedere la deve prenotare, cioè gliela deve chiedere, e lui gli dice: domani mattina te la faccio vedere. E dice: però attenzione, guardate che sto raccontando esattamente ciò che c'è scritto nella Bibbia, poi ovviamente aggiungo qualche commento, ma la vediamo domani mattina, lo dice lui, non è un'aggiunta mia. Dice: però attenzione, se quando io passo con la mia gloria, quindi la gloria è una cosa che passa, passo con la mia gloria, tu sei davanti o la vedi da davanti, tu muori e Dio non può farci nulla. Cioè, se tu ti trovi davanti alla gloria di Dio, la gloria di Dio ti ammazza, quando passa, quando passa. La gloria di Dio ti ammazza e Dio non è in grado di impedirglielo. Sì, finisco soltanto questa roba qui del Kavod e poi facciamo la pausa. Allora, dice: allora però, se quando io passo con la mia gloria, tu ti nascondi dietro queste... Ah, che bello! Beh, non si può dire che non c'era neanche un cane, Allora, quando... È uno spettacolo, non devo farmi distrarre. Allora, quando... Gli dice: però se quando io passo, tu ti nascondi dietro queste pietre, tu non muori. Tu non muori. Il che vuol dire che le pietre sono in grado di fare ciò che Dio non è in grado di fare: mitigare gli effetti della sua gloria. E gli dice anche: quando domani mattina io passo sull'altura con la mia gloria, tu fai in modo che sui versanti non ci sia nessuno, né uomo né animale, perché muore. Così fanno. Mosè si mette dietro le pietre, passa il Kavod e Mosè fa esattamente come gli aveva detto Yahweh: tu la mia gloria la puoi vedere di dietro dopo che è passata. Quindi lui la guarda di dietro, non muore, però scopriamo che ha la faccia bruciata. Nel senso che quando scende dalla montagna, se va al sole, deve coprirsi con un velo, esatto, che si può togliere soltanto quando va all'ombra delle tende. Allora, la gloria di Dio fa questa roba qui. E diciamo che quindi, se vogliamo considerarla gloria e non vogliamo considerarla un'altra cosa, dobbiamo prendere atto che è meglio non avere a che fare con la gloria di Dio. Sì. Perché non è piacevole. Diciamo che è molto pericolosa. Pericoloso al punto che Dio non è in grado di controllarne gli effetti. Questo ci viene raccontato chiaramente. Ci sono degli studiosi ebrei che dicono chiaramente, che è ovviamente l'ipotesi che sostengo io, che questo era il mezzo col quale viaggiava. Ci sono degli studiosi ebrei, tipo il dottor Jeff Benner, che dice che era l'arma con cui combatteva. E lui tra l'altro fa dei paralleli con due passi nei salmi, eccetera eccetera eccetera. Comunque era l'oggetto pesante con cui lui combatteva e si spostava, viaggiava, ed è per questo che Mosè gli dice: fammi vedere il tuo Kavod, perché io ho bisogno in sostanza di una prova, cioè di capire che tu sei in grado di mantenere la promessa che ci hai fatto. E adesso la promessa è che si prende un caffè e poi passiamo a ruolo. Dunque, diciamo che il Kavod fa quelle robe lì. Per non sbagliarci, non traduciamolo e chiamiamolo Kavod, così almeno siamo tranquilli e non stiamo a discutere sulla traduzione. Diciamo che il Kavod fa quelle robe lì, chiaramente descritte nella Bibbia. Poi c'è il discorso del Ruach, quello che dicevo prima che significa vento, e poi il significato è stato elaborato fino a diventare anche spirito. E va bene. Allora, nella polisemia della lingua ebraica, questo termine qui può significare anche spirito. Non entro nel merito di quella discussione, dico che può significare anche spirito, lasciamo così.
ma di sicuro ci sono dei passi dove non significa spirito, proprio nella sua valenza polisemica. C'è, nei, insomma, tra le varie persone che criticano le cose che dico, no? C'è per esempio chi dice che il Kavod, per esempio, da nessuna parte nella Bibbia si dice che si sposti in aria, cioè che si muova nell'aria. Così come si dice che sono sbagliate una serie di considerazioni che io faccio sul Ruach, eccetera. Allora facciamo così. Lasciamo stare le considerazioni che derivano dalle tavolette sumero-accadiche su cui si sono cimentati altri studiosi, alcuni dei quali appunto io ho citato nei libri, e che siccome io li ho citati vengono letteralmente demoliti dai critici di professione, perché ovviamente demolendo le fonti, si dice, si demolisce ciò che queste fonti dicono. Tra l'altro qui c'è una curiosità, perché questi critici di professione, dico di professione perché mi dedicano troppo tempo, non è possibile che non siano di professione perché mi dedicano troppo tempo. Quindi loro appunto applicano questa teoria, no? Cioè, allora demoliamo le fonti, così almeno demoliamo il valore delle citazioni. Io vi cito il titolo di un libro famosissimo che non ha fonti. Non dico che non ha fonti accreditate, ma che non ha proprio fonti. Questo libro si chiama Bibbia. Cioè, della Bibbia non sappiamo nulla, non sappiamo chi l'ha scritta, di nessun libro, eh? Ci sono delle attribuzioni, ma non sappiamo quando è stata scritta, non sappiamo come è stata scritta, non sappiamo nulla. Quindi se fossero vere, cioè, come dire, se dovesse essere applicato quel sistema che loro applicano alle fonti che cito io, quei signori dovrebbero prendere la Bibbia e buttarla nel cestino, perché la Bibbia non ha fonti. Abbiamo letto prima, lo dice il professor Röfe, che ogni volta che veniva dettata o ricopiata era sempre diversa. Quindi l'unica certezza che abbiamo è che i codici che abbiamo noi adesso sono sicuramente diversi da quelli antichi. Quindi se è vero quel discorso che fanno loro, loro dovrebbero prendere la Bibbia e buttarla nel cestino, se fossero coerenti. Vabbè. Allora, spirito. Facciamo un esempio di polisemia. Io ieri pomeriggio avevo bisogno di tirarmi un po' su, di rinfrancarmi un po' lo spirito, perché ero un po' giù di morale. Quindi morale, ero un po' giù di morale. Sono stato a trovare un mio amico che è divertentissimo, perché lui è un uomo di spirito. C'è uno che sa fare battute, ha una forte viscomica. Lui ha una grande passione, gli piace distillare lo spirito dalle vinacce. Mentre ero da lui, io mi sono ricordato che poche settimane fa ho messo via delle prugne sotto spirito. Lui gioca in una squadra di calcetto ed è uno che è molto apprezzato perché sa veramente creare lo spirito di squadra. Mentre eravamo lì, lui mi raccontava che vicino a casa sua c'è una vecchia costruzione di secoli fa dove si dice che ci siano degli spiriti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 significati di spirito, totalmente diversi l'uno dall'altro. Che cos'è che mi dà il significato? Il contesto. Perché se io vi dico che ho messo via le prugne sotto spirito, tutti capite che le ho messe sotto alcol a 95 gradi. Altrimenti, se fosse vero l'atteggiamento di quelli che dicono vuol dire sempre spirito, voi vedreste quel barattolo con le prugne sotto niente, cioè dentro niente. Ok? Invece vedete le prugne dentro l'alcol. Allora è il contesto che mi dice qual è il significato di... E vi garantisco che in ebraico il termine ruach ha molti meno significati, cioè in italiano ne ha molti di più il significato di... Poi c'è lo spirito anima, ovviamente, no?
Ecco, quindi questo per fare un esempio. Ma in italiano nessuno si sogna di dire che quindi la parola spirito è misteriosa, perché non è misteriosa, è chiarissima. In tutto questo racconto che io vi ho fatto, nessuno di voi ha equivocato, no? Nessuno ha equivocato. Ogni volta che io dicevo un significato di spirito, tutti, senza bisogno di spiegarlo, tutti capivano che cosa io intendevo dire. Bene. In ebraico, ruach significa appunto vento. C'era un rabbino, Yonah Ibn Aaron, che tra gli anni 50 e 60, negli Stati Uniti, per esempio in una conferenza a Cleveland in Ohio, diceva che Ruach, prima che entrasse nelle mistificazioni e nelle traduzioni forzate degli ebrei e nelle interpretazioni delle prime versioni aramaiche, Ruach significava quella forma di energia che veniva utilizzata per muoversi da intelligenze extraterrestri. Rabbino Yonah Fauner, mi pare, Ibn Aaron. E quindi c'era già chi diceva certe cose. Se noi leggiamo il libro di Ezechiele nei capitoli 1, 3, 8 e 10, ci parla chiaramente del Ruach e dice: un giorno era sulle sponde del fiume Chebar e vide arrivare da nord il Ruach degli Elohim. Quindi se è spirito di Dio, dobbiamo dire che lo spirito di Dio viaggia in una direzione esattamente come il Kavod, cioè arriva da nord, e se arriva da nord vuol dire che non è né a est, né a ovest, né a sud. Quindi lo spirito di Dio si muove. E dice Ezechiele che arrivava producendo vento di tempesta. Poi su questo Ruach Ezechiele dice pure di esserci salito. Cioè gli Elohim lo hanno fatto salire e lo hanno portato in un posto che viene normalmente identificato con Gerusalemme, ma non ne possiamo essere assolutamente sicuri, dove arriva su un tempio, diciamo così, arriva nella parte del cortile, e quando è sulla parte del cortile, da sotto di quella roba lì si staccano delle cose che vanno nel cortile. Quella roba lì si muove, va nella parte più centrale, fa delle cose, poi ritorna sulla verticale di queste altre cose che, dice Ezechiele, portano in alto le ali, si sollevano, quindi si riagganciano in sostanza, e tutti assieme si muovono e vanno su un'altura che è fuori dalla città. E la cosa interessante è che Ezechiele dice chiaramente che il Ruach degli Elohim è come il Kavod di Yahweh. Lo dice espressamente nelle Bibbie che avete in casa. Nel libro Non c'è creazione nella Bibbia, tutto questo che adesso vi sto sintetizzando è tutto descritto nei particolari. Allora, il Ruach è come il Kavod di Yahweh. Cioè, esattamente come il Kavod viaggia, si muove.